Difficile trovare le parole giuste per raccontare l'emozione che si prova ad ascoltare note così, sprigionate da un Guarnieri del Gesù del 1744 che sembra costruito apposta per il suo violinista. Ma lo strumento poco importa, perché è l'anima e il cuore di chi lo suona che fa davvero la differenza. La domanda è spontanea: da cosa nasce questa intensa passione per la musica? Sa cosa diceva uno dei più grandi musicisti? Che per emozionare gli altri bisogna prima emozionare se stessi. Per far amare una cosa bisogna amarla profondamente, allora si riesce a trasmetterla. Uto Ughi è il nome di grande richiamo della serata musicale di fine estate al Mille Pini di Asiago con i solisti veneti, con tanto di improvvisazione finale carica di emozione e simpatia. Tutto esaurito al Palazzo del Turismo e chi non ha acquistato il biglietto con grande anticipo resta in coda ad attendere che qualche posto si liberi per uno splendido appuntamento con il virtuosismo violinista, prima del tradizionale programma dei solisti veneti per i concerti domenicali padovani che partiranno a fine settembre. La nostra serie di concerti che si svolgono di Trompolini la domenica alle 11 è dedicata a un pubblico molto vasto, perché è aperto anche ai bambini, praticamente anche ai neonati, dato l'orario molto favorevole. Un concerto, quello di Asiago, che costituisce un'importante tappa del processo di riqualificazione del nuovo Palazzo del Turismo, restaurato e inaugurato poco più di un anno fa, per dare impulso al nuovo percorso della politica turistica di Asiago. Verso l'eccellenza, ovviamente, credo che questa serata suggelli proprio la volontà di questa amministrazione di raggiungere l'eccellenza in tutte le manifestazioni che stiamo facendo e qui nel campo culturale, in particolare nella musica. Un evento che impreziosisce la nostra programmazione turistica e che usa la cultura proprio per lanciare uno spazio importantissimo per la città di Asiago, che è questo palazzo, il Palazzo del Turismo.